il nostro amico e collega Alessandro Vagliasindi. Ciao Alessandro. Ciao Ale. Buonasera a tutti, bentrovati. E allora Alessandro, noi ci sentiamo sempre in radio su Pianeta Catania, oggi ci sentiamo anche in TV. Alessandro, un grande Catania lo possiamo dire, soprattutto per il risultato. Dopo un primo tempo equilibrato, il Catania nella ripresa con Russotto ha veramente spaccato la partita e a questo punto il segnale è abbastanza chiaro. Insieme al Trapani, insieme al Lecce c'è anche la formazione rossa-azzurra. Il Catania è tornato. Il Catania è tornato. Beh, più che grande Catania direi grande risultato, Max, perché per diventare grande il Catania secondo me ancora deve crescere nello sviluppo del gioco, deve crescere nell'approccio alle gare, perché oggi l'approccio alla partita a me non è piaciuto, 25 minuti di sofferenza, anche 30 con la Francavilla che dobbiamo essere intellettualmente onesti poteva anche passare in vantaggio e non avrebbe rubato nulla. Quindi per diventare grande il Catania secondo me ancora deve limare qualcosa, ma è normale che sia così perché è una squadra profondamente rinnovata, un organico che ha pochissimo rispetto a quello dell'anno scorso, quindi ci sta che alla quarta giornata il Catania stia studiando per diventare grande. E oggi quello che mi è piaciuto è stata la capacità di sapere dove voleva arrivare la squadra, cioè ha saputo finalmente fiutare i momenti decisivi della partita, che è una caratteristica fondamentale per fare strada in un campionato e per sperare di vincerlo. Circostanza che invece era totalmente mancata a Caserta e parzialmente in casa con il Fondi. La partita con Lecce la toglierei perché è una partita unica con motivazioni speciali, quella di oggi invece fa testo perché era su un campo trappola contro un avversario che aveva preparato la gara per attendere il Catania e magari cercare di impensierirlo o sulle ripartenze o sulle palle inattive, ed essere venuti a capo di questa partita con questo risultato è secondo me un segnale importante nello sviluppo della stagione per il proseguo di quello che è il campionato che tutti insieme ovviamente ci aspettiamo di vedere. Alessandro, noi qui da studio non abbiamo fatto grandi entusiasmi tali da poter dire adesso abbiamo vinto la guerra. Siamo stati veramente, come dire, col piede a terra, nel senso che abbiamo visto che il gioco del muro contro il muro è stato un gioco a stancare. Evidentemente la squadra avversaria si è stancata molto prima del Catania e il Catania poi con dei cambi eccezionali è riuscita a trovare il bandolo della matassa. Sì, assolutamente vero, però non cancello i 25 minuti iniziali che secondo me sono stati rischiosi, perché hai dato l'opportunità alla Francavilla di mettersi in difficoltà anche con una certa insistenza, e questo chiaramente è un aspetto su cui bisogna lavorare, perché è evidente che anche era un problema di distanze in campo tra i reparti, perché magari c'era difficoltà ad accorciare sul portatore di palla e abbiamo concesso tante punizioni dalla tre quarti, abbiamo concesso tanti calci d'angolo, abbiamo concesso delle situazioni dove ci puoi anche lasciare le penne, quindi questo è l'aspetto su cui chiaramente bisognerà lavorare, ma è ovvio che ci soffermiamo anche su quello che di buono ha fatto il Catania come squadra, ha fatto lo staff tecnico, perché comunque la gara nello sviluppo di tutti i 95 minuti premia anche le scelte dello staff tecnico, nonostante magari qualcuno potesse così non condividere la scelta iniziale di tenere fuori il Russotto dello stesso Mirko Esposito, ma in realtà poi la partita ha detto che le mosse, quelle iniziali e quelle in corso di gara in quel momento della partita, hanno dato pienamente ragione allo staff tecnico. Quindi io oggi faccio i complimenti a Lucarelli, a Conticchio e a Vanigni. Sì, evidentemente se ne è discusso anche in sede di prepartita, Alessandro, qui in TV. Lasciavano un po' perplessi, cioè un po' di sorpresa, no? Le mosse di mister Lucarelli, poi alla fine ha avuto ragione lui. C'è una domanda di Gianfranco Sabella e poi anche una di Alessandro Musumeci. Sì, Alessandro, ciao, sono Gianfranco.
Ciao Gianfranco. No, volevo semplicemente, vediamo cosa ne pensi tu, volevo rimarcare il gran secondo tempo della difesa del Catania. Io ho visto veramente una retroguardia sicura all'altezza di una grande squadra. Abbiamo corso praticamente zero rischi, sia sull'1-0 che sul 2-0. È una prestazione veramente sopra la sufficienza di tutti gli interpreti. Una squadra, un reparto che dopo le prime incertezze iniziali sembra stia veramente cementandosi, a dispetto anche dei protagonisti, perché ricordiamo che è uscito Aia ed è andato Blondet. Sì, verissimo, Gianfranco, è una notazione quanto mai opportuna, ma anche in questo caso vale quello che ho detto alcuni minuti fa, cioè è un reparto nuovo formato da interpreti che giocano insieme da poco tempo, si devono conoscere, si devono integrare, e anche qui c'è stata l'altra intuizione, no? di spostare Marchese quinto di centrocampo e inserire Bogdan titolare dopo la prima partita in casa con il Fondi, un ragazzo questo che secondo me ha delle prospettive molto importanti a livello di calcio che conta, ricordiamo che è un 96 e che secondo me ancora non ha completamente la sicurezza di quelli che sono i suoi mezzi, le sue potenzialità, e che vedremo secondo me ancora più marcate e più evidenti con il proseguo delle giornate. Un giocatore questo veramente molto molto interessante, complimenti a Cristian Argurio che ha visto lungo su Bogdan, perché può diventare una grossa plusvalenza per il Catania. Ricordiamo, un giocatore che il Catania ha preso a titolo definitivo. E gli altri sono giocatori di categoria, giocatori che la Serie C la conoscono con le loro tasche, da Aia, Blondet, lo stesso Tedeschi, dove peschi 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 bene, quindi la difesa certamente è un punto di forza, e tu mi insegni che i campionati si vincono innanzitutto se hai una difesa forte, che poi peraltro anche in Pisseri uno dei migliori estremi difensori del campionato. Quindi questo è un punto di partenza fondamentale. Lasciami dire che guardando oggi i numeri vedo che il Catania ha il miglior attacco del campionato con 7 gol insieme al Monopoli, ma ancora non ha avuto praticamente nulla da Curiale e Ripa, che dovrebbero essere i terminali offensivi di questa squadra. Sì, quindi Alessandro. Questo mi fa pensare, pensare che non appena Curiale e Ripa saranno in condizioni e potranno recitare un ruolo da protagonista per quelle che sono le aspettative di tutti in termini appunto di marcature, credo che veramente il Catania a quel punto può avere una marcia in più e può spingersi a un livello ancora più alto di quello che attualmente ha raggiunto. Un'ultima battuta da Alessandro Musumeci. Buonasera Alessandro, da Alessandro, spesso ci sentiamo in radio. Ma io volevo evidenziare la prova di Russotto, che di solito noi lo critichiamo, spesso condividiamo lo stesso pensiero, che non trova mai il centesimo per diventare l'euro. Mi pare che con il grande sostegno e il grande lavoro di Lucarelli stiamo ritrovando un bel giocatore per sviluppi importanti per il Catania. Russotto ha cambiato o comunque sta cambiando la sua linea di pensiero calcistico. Prima andava in orizzontale, praticamente partiva a dribblare dalla linea laterale per andare a finire sull'altra linea laterale. Adesso pensa in verticale, punta la porta e qualcosa di buono la combina. Questa credo che sia la vera rivoluzione copernicana di Russotto, che ha anche accettato di buon grado l'idea oggi di entrare a gare in corso, quando in realtà sappiamo benissimo che in passato è un giocatore che accettava malvolentieri, per usare un eufemismo, certe decisioni prese sul suo conto. Tra l'altro era stato il migliore in campo nella gara precedente, ecco, questo bisogna sottolineare. Sì, era stato il migliore in campo, è andato zitto zitto in panchina, sì. Appena l'hanno messo dentro ha fatto praticamente il satanasso. Quindi è evidente che in questo c'è anche un processo di evoluzione, di personalità e di responsabilità di un giocatore che come mezzi tecnici credo che in Serie C sia il migliore in assoluto, che come testa purtroppo è indietro di 2-3 anni, perché sennò non sarebbe in Serie C. Quindi grazie. Lo salutiamo con piacere questo nuovo Russotto, ma vorrei anche sottolineare il lavoro di Andrea Di Grazia, che non sarà stato appariscente, ma che secondo me ha fatto bene. Soprattutto ha attraversato il momento più difficile della partita del Catania, e però quando il Catania è riuscito a mettere la testa fuori, Di Grazia è entrato nelle due situazioni che hanno caratterizzato il primo tempo del Catania: quella conclusione dai 20 metri che ha sfiorato il palo alla destra del portiere e l'azione di Biagianti che nasce comunque da una palla contesa dove Di Grazia ci mette lo zampino
e dà la possibilità a Biagianti di inserirsi e di procurarsi il fallo da rigore. Quindi anche Di Grazia, secondo me, oggi è stato positivo. Perfetto, Alessandro, io ti ringrazio, ci risentiamo a presto. Buona trasmissione. Grazie ad Alessandro Vagliasindi.